Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Normalmente io faccio un saluto all'inizio dei cicli che presentiamo qui in Ateneo e questa volta lo faccio alla fine perché nei precedenti due incontri ero all'estero. Mi è molto dispiaciuto, ma dicevo a Piero che li guarderò la registrazione perché io sono una sua fan per le conferenze che fa, per le conoscenze che ha in relazione ad un periodo veneziano che secondo me non viene approfondito come dovrebbe. Tutta il Novecento, la fine dell'Ottocento, il Novecento, una Venezia inedita, una Venezia industriale, una Venezia che non ricordiamo più ma che è stata molto importante. E io ho avuto veramente il piacere di fare una bellissima visita con Piero Lando alla Giudecca che mi ha svelato veramente una Venezia inedita. Oggi la vedremo, grazie ai nostri autori, la vedremo dall'alto e ci spiegheranno com'è e com'era Venezia, quindi avremo non solo delle parole ma anche dei documenti. Io voglio ringraziare di cuore i relatori, ma soprattutto Piero Lando per quello che fa per il nostro Ateneo e per tutti i suoi studi in questa parte di Venezia. Grazie. Buonasera a tutti e ancora grazie all'Ateneo per l'occasione che mi ha offerto di poter raccontarvi in questa storia di Venezia. Le altre due ultime scorse chiacchierate che abbiamo fatto su appunto il famoso progetto Grande Venezia di Volpi e i destini completamente opposti della Giudecca e del Lido. Questa sera gli argomenti sono un po' diversi, anche perché sfruttiamo le meravigliose immagini che Riccardo Reuter Rigoni ha scattato, le vedete, sono bellissime. Tra l'altro vedete che c'è già il libro, è da due anni che è in testa nelle vendite, perché è affascinante da matti. Ma per quanto mi riguarda è soprattutto affascinante il confronto con il passato, sul quale appunto mi permetto di soffermarmi e di raccontare. In realtà questa sera parleremo soprattutto di isole un po' diverse, le isole dell'arcipelago militare. Infatti la base delle fotografie di riferimento di 110 anni fa, più o meno, nel 1918 per l'esattezza, sono le fotografie scattate dalla ricognizione austriaca durante la Prima Guerra Mondiale, nel 18, quando il fronte era a Cava Zuccherina, cioè Jesolo, quindi quando Venezia era quanto mai coinvolta nella lotta per la sopravvivenza. Queste foto sono assolutamente inedite, le ho avute grazie a uno studioso austriaco, sono depositate nel Museo della Guerra di Vienna. Poi ci saranno delle altre foto, alcune foto invece sono riuscito a recuperare sempre della ricognizione aerea, sempre dei nemici della RAF nel 1945. Quindi questo è quello di cui parleremo oggi. E vi ho detto che sono rimasto affascinato dalle fotografie e dai testi del libro di Riccardo e di Deborah, che ho il piacere di avere qui al mio fianco. Deborah Gusson è laureata a Ca' Foscari in conservazione dei beni culturali. Ha una tesi di geografia culturale sul campo trincerato di Mestre, quindi come vedete gioca anche sulla Prima Guerra Mondiale anche lei, però soprattutto i suoi interessi sono legati alle tradizioni rurali e territoriali, sui quali ha scritto anche un volume, L'Ordine dei Cavalieri di San Marco, con il professor Zanotto. Scrive per parecchie riviste, Medioevo, Lido di Oggi, Lido di Allora, Storia Veneta e la rivista Esde, e per la rivista Atlantis, rivista di affari internazionali e geopolitica. Come vedete mi sono dovuto fare, di solito vado sempre a braccio, ma ho dovuto prendere gli appunti perché così giovani hanno già fatto talmente tante cose che per ricordarle almeno le più importanti le ho dovuto scrivere. Collabora appunto con Riccardo Reuter Rigoni a numerosi progetti artistici perché ha una maturità artistica, quindi ha questo aspetto nella sua cultura, nelle sue conoscenze. Insieme hanno scritto vari articoli e brevi saggi, tra cui 1600 anni di Venezia, un'idea di futuro, e
sulla rivista di affari internazionali di geopolitica Atlantis. Soprattutto, lo evidenziamo, il libro Venezia vista dal cielo. Assieme a Riccardo Roy Terigoni, che è nato al Lido, anche lui come me, nato e vissuto al Lido, affascinato da quest'isola. Ama molto scrivere, ma ama ancora di più fotografare e appunto vedrete i risultati della sua ricerca personale. Ho avuto l'occasione di pubblicare alcuni libri fotografici, Venezia Sensation, Venezia Momenti senza tempo, Il mare d'inverno esiste davvero, e ha anche scritto un romanzo, Come d'inverno, come la luna alla porta dell'alba. Ha avuto dei riconoscimenti ufficiali importanti, uno in particolare lo vedremo alla fine, sarà proprio l'ultima immagine, ma sarà particolarmente significativa. È l'autore del poster ufficiale della 44esima Vogalonga del 18 e il gioco dell'Oca della città di Venezia del 2018. Collabora dal 2005 con il settimanale Gente Veneta e nel 2020 ha ideato e realizzato la fotografia Venezia MMXX. Adesso la lascio così come titolo, omaggio a Jacopo Itabarbari, divenuta poi l'immagine di sfondo del sito dedicato al Comune di Venezia ai 1600 anni della città. L'immagine poi l'ha portato a collaborare ai testi di 1600 anni di Venezia, un'idea di futuro e dall'immaginazione all'immagine, Venezia tra cartografia e fotografia, scritto a quattro mani con Deborah Gusson. Oggi dice che quattro mani avranno due ugole. Allora, cominciamo con la prima fotografia. Non casualmente abbiamo scelto la foto della famosa mappa del De Barbaris. Perché è geniale, perché lui è il primo che immagina a veduta d'uccello, a volo d'uccello. Dopo loro, anche noi, grazie alle loro fotografie, avremo la fortuna di vederla dal cielo. Ma appunto De Barbaris è quello che la immagina per primo. Ed è veramente un genio straordinario, perché è riuscito a realizzare quest'opera da molti punti di vista è assolutamente incredibile. Invece noi ci soffermeremo a parlare su questa foto qui, perché è appunto la base del discorso storico su cui si basa questa serata. Questa è una mappa appunto degli austriaci che evidenzia, sono tutti i puntini neri, evidenzia tutte le località che avevano un qualsiasi interesse militare durante la Prima Guerra Mondiale. Ora noi non abbiamo potuto fotografarle, evidenziarle tutte, perché sarebbe stato un gran piacere, ma anche una gran tortura per voi. Per cui abbiamo fatto una scelta fotografando, cioè usando le foto degli austriaci per confrontarle con le foto di oggi scattate da Riccardo. Ecco, quindi questa è la ragione d'essere. La prima, in realtà, non è la foto di un'isola, perché è il forte di Treporti, ma c'è una ragione d'essere. Questo appunto è il forte di Treporti, come lo hanno fotografato gli austriaci nel 18, quando cercavano assolutamente di riuscire a conquistare la laguna. Ma adesso passo la palla a loro. Grazie, buonasera. E appunto, come diceva Pietro Lando, questa serata sarà dedicata alle isole in qualche modo facenti parte della difesa di Venezia. E siamo partiti invece con questa, che non è un'isola, ed è il forte di Treporti, così come era allora. E la scelta in realtà è una scelta ragionata, in quanto da qui si può vedere quanto è cambiata e forse continuerà a cambiare ancora la laguna, perché in realtà questo forte, prima del 1882, quindi della costruzione della diga foranea di Punta Sabbioni, si trovava proprio fronte mare, e quindi già da questo riusciamo a capire quanto la nostra laguna sia viva e quanto sia stata anche trasformata artificialmente, come poi vedremo anche in seguito. Sempre appunto in chiave com'era, com'è adesso, questa è la piantina, e adesso vi facciamo vedere invece come si presenta oggi dalle foto di Riccardo.
Questo è il forte, e purtroppo è dismesso e ad oggi è in vendita. E è interessante sapere come molte di queste strutture militari, una volta dismesse la loro funzione bellica, siano state adibite ad uso abitativo. Infatti questo forte ospitava molte famiglie che erano rimaste sfollate e fino anche a tempi recenti, mi sembra siano andate via intorno agli anni 60 del Novecento. Ha ospitato poi una remiera e poi ha ospitato anche vari eventi culturali, però ad oggi appunto è privato ed è, mi sembra, all'asta addirittura. Questo è davvero un peccato e ancora una volta ci fa ragionare sul futuro di quello che è non solo appunto la laguna, ma anche tutte queste strutture che l'hanno difesa, perché vedremo più avanti, molte di queste versano in condizioni penose e sarebbe davvero un peccato perderle e forse anche un piacere riscoprirle e utilizzarle in un'altra maniera, magari appunto culturale. E questo è invece il Crevan, l'isola del Crevan, che è molto interessante perché prima della costruzione del fortino non era considerata, non era segnata nelle mappe. E ad oggi di questa struttura che vediamo qui poligonale resta solamente diciamo il centro, vi faccio vedere meglio con la foto prossima, ecco qua, e praticamente la forma è stata più o meno mantenuta e si può vedere solamente insomma questo piccolo corpo rimasto. Anche questa, una volta dismessa, è stata acquistata, forse qualcuno se la ricorderà bene perché purtroppo qui davanti c'è stato un incidente con un elicottero e Panto, il famoso imprenditore, è morto proprio qui davanti dal proprietario dell'isola. Il fortino appunto è stato adibito come residenza e ad oggi è tuttora proprietà privata. Siamo sempre in Laguna Nord. Questo si vede un po' meglio, vedete c'è anche un pontile, insomma è usata un po' come casa di villeggiatura perché ovviamente non si può fare altro, però ovviamente offre una vista meravigliosa, insomma beati loro. Ecco, ai tempi della Prima Guerra Mondiale Crevan era un punto di difesa fondamentale nel progetto della Regia Marina, perché è la Regia Marina che è responsabile della difesa della laguna. Quindi il ridotto di Crevan era particolarmente importante ed era particolarmente fortificato, perché controllava il canale di San Felice, quindi controllava canali profondi dove avrebbero potuto eventualmente navigare imbarcazioni di certe dimensioni. Quindi era un punto importante, anche perché poi c'era lo snodo verso Burano, Torcello. Vi ricordo che i cannoni erano letteralmente a Torcello, non è per fare una battuta, ma a Santa Cristina c'erano le mitragliatrici, cioè tutta questa parte della laguna era tutta fortificata o erano magazzini militari. Io intanto ho lasciato la foto sua, ho osservato un attimo il tempo a Debora, perché so se qualcuno ha riconosciuto quest'isola. Qualcuno forse sì, qualcuno forse no. Questa è un'isola che suscita durante il passaggio in direzione Torcello molta curiosità, non solo da parte dei turisti ma anche da parte di chi è abituato comunque a vedere, perché è molto caratteristica. E in questa foto la vediamo abbastanza completa. In realtà questa è un'isola con un passato religioso, qui c'era un monastero, poi dismesso, poi ancora è stata costruita una chiesa dedicata alla Madonna del Rosario e qui appunto deriva il nome del monte per collegarsi alla Madonna del Rosario di Monte Berico. Questa è appunto l'isola della Madonna del Monte. E questo è quello che si poteva vedere all'inizio del Novecento, quindi nessun edificio precedente in piedi, ma una polveriera e degli edifici militari.
Questa è la piantina e, come potete vedere, qui vi era un collegamento tra le due parti, diciamo, dell'isola. Adesso è così, in realtà siamo passati poco tempo fa e non si vede neanche più una parte dell'edificio in basso, quindi è davvero interessante e triste passare di fianco a questi edifici e non solo non vedere un'indicazione che parli di che cosa c'era, di cos'era, ma appunto anche qui davvero in stato di abbandono. E quest'isola è molto importante perché nel 1946 c'è stata un'esecuzione capitale di un partecipante del rastrellamento di Cavanella d'Adige del 1944 e venne proprio ucciso qui. Quindi era un avamposto militare a tutti gli effetti, dove vigeva anche un certo tipo di legge, insomma. Questa è un'altra veduta, la foto è di un paio di anni fa, adesso intorno ci sono tutti dei cartelli con appunto il segnale di pericolo, perché sotto, come potete vedere, sicuramente ci sono dei mattoni, c'è altro, è pericoloso per la navigazione, insomma, avvicinarsi, perché poi non si vede il fondale. Eccola qua la nostra Madonna del Monte. Speriamo che prima o dopo venga recuperata, ma chissà. Ecco qua. E siamo sempre in Laguna Nord, però ci avviciniamo a Venezia. E adesso vedremo tre batterie delle otto che vennero costruite dopo il 1796, a seguito appunto della minaccia francese. La prima è Carbonera e hanno tutte quante più o meno lo stesso disegno, chiamiamole così, perché sono delle isole artificiali, ovvero erano degli avamposti su palafitte che si potevano poi abbandonare ed in caso incendiare, appunto, per distruggere tutto. E si trasformarono pian piano, anzi vennero trasformate pian piano in vere e proprie isole. E qui, durante la seconda dominazione austriaca, poi vennero attivate appunto le postazioni radiotelegrafiche, insomma. Ecco qui, questa è sempre la piantina della batteria e questo è quello che vediamo oggi. Ecco, io su queste foto qui chiedo l'intervento di Riccardo, perché le foto che avete visto in bianco e nero, quelle della guerra, sono fatte appunto dagli aerei della ricognizione austriaca. Quindi questi fotografano verticalmente il proprio obiettivo, cercando di essere il più puliti possibile nell'immagine che riuscivano a catturare. Ma quelli erano aerei militari che volavano e avevano delle missioni di un certo tipo. Mentre io chiedo a Riccardo, lui che le ha fotografate, come le ha fotografate? Perché non credo che avesse la camera sotto l'aereo. Buonasera a tutti e grazie per questa occasione di essere qui all'Ateneo Veneto, che è veramente un grandissimo onore. Allora, le foto sono tutte quante scattate, diciamo un 90% sono scattate a bordo di elicotteri di vario genere, da Robinson 44 alle Curiel 350 o all'Augusta 119. E un 10% a bordo di aerei. Nessuna foto è stata scattata per l'utilizzo del drone e ci tengo a dirlo, perché credo che nella fotografia reale, quindi con un fotografo dietro, ci sia un'emozione completamente diversa che fotografare dall'alto senza volare. È un po' una contraddizione. E infatti queste isole qui, ad esempio, ci dispiace, ma le abbiamo colte un po' da distante, perché non si può volare sopra di esse, in quanto sono troppo vicine al sentiero, all'aeroporto. Quindi sia quelle della Laguna Nord, le quattro sulla Laguna Nord, che proprio si affacciano all'aeroporto, che quelle della Laguna Sud, che sono nel sentiero di atterraggio, e proprio per ragioni proprio di leggi di volo non ci si può avvicinare oltre. Quindi le vedremo un po' da distante, però
La cosa bella è che volando si capisce molto di più che guardare una mappa la loro vicinanza alla terraferma, quindi si capisce anche la loro funzione, che la funzione che avevano di difesa da eventuali attacchi portati dall'entroterra verso Venezia. E quindi è molto bello capire anche questa funzione e, come ho detto in altre occasioni, volare permette una visione d'insieme che permette, come su un foglio con tanti punti, di tracciare quelle linee che permettono di far vedere quel disegno globale che spiega tante cose che magari studiandole si apprendono, però manca sempre quel piccolo legame che porta a capire i meccanismi che ci sono susseguiti nel corso dei secoli. Proseguiamo appunto con un'altra batteria, questa è sempre Carbonera, vista appunto dalle foto di Riccardo di com'è oggi. Sono sopravvissuti circa 7-8 edifici, anche questi una volta dismessi sono stati abitati. È stato interessante poi parlare con delle persone e confrontarsi, ci raccontavano che in quest'isola la usavano un po' i ragazzini per andare a giocare, avendo tutti questi edifici, così era sempre per loro una bella caccia al tesoro. E ci hanno raccontato anche che era stata portata qui una macchina, sì, un po' una macchina barca, diciamo così, che si trovava in questa darsena, in questo piccolo spazio coperto, e a loro piaceva tantissimo andare dentro e fantasticare. Quindi c'è anche sì il passato, ma poi è bello anche vedere come poi la fantasia lavora e dice: ma chissà cosa c'era qui, chissà. E questa qui invece è Tessera, come potete vedere la pianta è la stessa, anche qui non è rimasto nulla quasi, a parte qualche edificio, e la proprietà è stata per molti anni di un saggista e uno psicologo, De Bono, che è l'ideatore del cosiddetto pensiero laterale. E anche questa credo sia addirittura in vendita, questa qui. Ecco qua. Qui siamo a Campalto invece, stessa struttura più o meno. E questa è una di queste poche batterie che si è cercato un po' di recuperare. È stata anche una discarica negli anni 60 questa, poi è stata bonificata e è stato aggiunto un pontile. Non so in realtà se ci sia ancora, perché poi sul giornale si legge spesso che è stata vandalizzata, ci sono anche qui chi porta i rifiuti, eccetera, eccetera. Su Campalto mi soffermo un attimo, perché una di quelle storie che leggi sui giornali e ti fanno capire la difficoltà, la miseria della vita a Venezia, con il grande freddo del 29 l'isola era completamente circondata da ghiacci. E c'era una famiglia composta dai genitori e da quattro figli che letteralmente stava morendo di fame. Il marito, l'uomo, padre e marito, si avventura su un sandalo in mezzo alla tempesta, viene recuperato semiassiderato e parte un vaporetto dell'Acni, non Acnil, Acni, non c'è ancora la L, nel 29, e arriva a portare soccorso a questa famiglia nell'isola di Campalto. Al di là dell'aneddoto, questo ci fa capire qual era l'enorme difficoltà del vivere a Venezia per chi non aveva dei mezzi più che adeguati. E niente, ecco, questo è il racconto che volevo fare, l'aneddoto sull'isola di Campalto. E collegandomi a quello che dice Pietro, praticamente questa è una storia abbastanza simile, perché qui siamo a San Secondo, che può sembrare un'isola artificiale, in realtà non lo è. Questa è una di quelle isole vicine al Ponte della Libertà, che potete vedere andando a Venezia alla vostra sinistra. E questa, se chiedete a qualcuno che viene da fuori, è l'isola delle Vacche. Perché qui appunto abitava una famiglia e si vede che queste persone avevano poi degli animali.
e quindi era conosciuta proprio così. Anche qui i ragazzini andavano a vedere queste mucche che per loro erano sì, sempre fonte di gioco, di scoperta, insomma. E, l'isola come la si vede qui è stata trasformata col tempo. Questa era l'isola di Sant'Erasmo, si chiamava Isola di Sant'Erasmo e prende il nome da San Secondo quando arrivano le reliquie di San Secondo d'Asti. E, un altro piccolo aneddoto che riguarda il passato è che qui c'era un monastero che è stato soppresso da Clemente VII per libertinaggio. E appunto prende questa connotazione militare e anche la sagoma, diciamo, dell'isola viene trasformata in questo fortino ottagonale, insomma. E, eccola qui si vede benissimo la vicinanza con il ponte ferroviario e quest'isola sarà bombardata in maniera molto pesante proprio per questo motivo qui, perché era a difesa del ponte ferroviario e poi successivamente di quello stradale. Insomma, questa qui è quello che si vede adesso e non è rimasto nulla neanche qui, insomma. Però il fatto che fossero abitate queste isolette minime ci fa capire quanto era vitale lo spazio per i veneziani, per i lagunari, chiamiamoli. Era assolutamente essenziale, come abbiamo visto nelle altre due serate, i problemi di spazio alla Giudecca o a Venezia stessa, con gli sfrattati, le costruzioni delle baracche, eccetera, e il fatto di vivere in isole minime così ci fa capire quanto appunto questo spazio fosse veramente la cosa più preziosa per loro. Sì, lascio la parola a Riccardo. Con l'isola di Sant'Andrea. Volevo fare un piccolo appunto sull'isola di San Secondo prima di passare a Sant'Andrea, ma è una cosa simpatica. Quando abbiamo fatto tempo fa un post dedicato a San Secondo, non ce l'aspettavamo, ma tantissima gente ha voluto scrivere aneddoti e altro. Quindi abbiamo scoperto che uno degli altri nomignoli con cui viene chiamata l'isola, ma molto più moderno, è l'isola dei Cappotti, perché la gente che rientra a Venezia in treno, quando vede San Secondo è il momento di rimettere la giacca. Quindi sì, di storico non c'è nulla, però insomma dai un po' di... Allora, passiamo a Sant'Andrea. Sant'Andrea la conosciamo, insomma è un'isola che ha un valore enorme, e appunto ricordiamoci il famoso cannoneggiamento che c'è stato nel 1797 quando la nave francese ha tentato di entrare, e soprattutto tutto il forte che c'è, che si può vedere anche nelle foto successive, che è a livello più moderno, questa qui appunto la pianta. Ecco, questa foto qui è scattata durante una festa della Sensa, che quando c'è lo sposalizio del mare che avviene appunto davanti alla chiesa di San Nicolò. Poi tutto il corteo si avvia verso l'isola di Sant'Andrea, dove si rende omaggio a un battaglione che praticamente va a ricordare le forze che erano lì in distanza, e che appunto fa parte, quindi il giorno dell'assenza riprende un po' vita, e qui vediamo appunto il corteo dall'alto e si intravede appunto il canale degli idrovolanti, e poi adesso tra poco andremo anche a vedere le vignole che sono lì vicine, appunto. Questa è la Certosa, che vediamo che rispetto ad oggi, poi la vedremo come oggi, è molto più piccola. Ecco qua, infatti vediamo che si è, anche perché parte dell'isola è stata creata con lo scavo proprio del canale degli idrovolanti, e quindi qui appunto c'erano i monaci, anche tante isole, come diceva prima Deborah, come diceva Piero. La storia delle isole di Venezia, della Laguna, partono con una fondazione religiosa, quindi con un insediamento religioso, tante volte benedettino, il più delle volte, e poi passano tante volte a una funzione militare, altre invece in Laguna Sud a una funzione sanitaria, ricordiamoci tutti gli ospedali, e poi vediamo che quando ci sono questi... che vengono abbandonate dai militari o altro, come diceva Piero, la gente trovava questi edifici che venivano abitati da persone che magari avevano qualche problema a vivere in città e lì riuscivano a trovare una casa. Scusa Riccardo, approfitto un attimo, puoi tornare dietro, perché questa foto è quasi verticale, ma
tu non avevi la macchina sotto l'aereo, questo l'abbiamo capito. Come facevi a fare una foto così? Cioè, fisicamente? Allora, la prima volta che ho volato con Deborah, Deborah per poco fa un colpo, perché non aveva mai visto come si fotografava effettivamente dall'elicottero. Quando si fa fotografia aerea da un elicottero, viene rimossa la porta dove sta appunto l'operatore, il fotografo, e quindi si fotografa col vuoto sotto, cioè si è ancorati ovviamente. Io generalmente metto un piede sul bordo proprio per capire, perché mettendo poi l'occhio dentro la fotocamera e lavorando col tele ho bisogno di capire dov'è il bordo, perché se siamo fermi, che è quasi raro, ci si può anche sporgere. Se invece ci si ritrova a sporgere a 150-180 km/h diventa un po' un problema, perché si viene presi da una botta d'aria non indifferente e quindi non si riesce neanche a lavorare, e ovviamente la macchina per fortuna è sempre straassicurata, quindi non può scappare. Però insomma bisogna stare un attimo attenti, perché a differenza del drone, come dicevo prima, che va su e uno può lavorarci sopra, tante foto sono state scattate proprio in velocità, e quindi bisogna proprio sapere quello che si va a fare e non perdere tempo e cercare di fare il meglio e soprattutto di portare a casa il risultato, perché l'elicottero in aria non è un mezzo che appunto viaggia, ha bisogno di viaggiare tanto, se si devono fare tante cose non bisogna perdere tempo. E qui appunto una cosa che si può vedere ancora è i resti del convento, resti appunto, si può vedere qui una volta c'era anche appunto una polveria, cioè una fabbrica di materiale pirico, e insomma adesso sappiamo che appunto col polo vento di Venezia tutto ha ripreso un attimo vita anche da un punto di vista di nautica. Queste sono le vignole. Era un magazzino militare, le esatto, vignole. E adesso non si riconosce neanche più, diciamo, il posto, il luogo dove si trovava, questa era appunto la pianta. E parlavamo prima con Piero che probabilmente, con tutta probabilità, si trovava qui questa polveriera, però non ne siamo sicuri, anche qui è una caccia al tesoro. E poi le vignole appunto hanno mantenuto questo aspetto militare, e qui c'è la caserma Miraglia. Ecco, l'inizio della storia militare delle vignole e del canale Sant'Andrea alla fondazione della fabbrica di Siluri Schwarzkopf, che si trovava a San Giobbe. Venivano costruiti questi siluri per la fabbrica e per la Regia Marina, e venivano provati. Ovviamente dovete provare un siluro, non nel canale, bisognava fare qualcosa a parte. Quindi viene rettificato e allungato il canale delle Vignole e diventa il siluripedio, proprio per prova dei siluri. La fabbrica chiude all'inizio del Novecento, perché siccome faceva siluri in bronzo, aumentando sempre di più lo spessore delle corazze delle navi, i siluri in bronzo non potevano seguire le dimensioni che viceversa erano in grado di raggiungere i siluri in acciaio, per cui vengono abbandonati. Da quel che ho studiato pare che questi siluri siano stati lanciati solo una volta dalle navi americane durante la guerra contro Spagna a Cuba all'inizio del Novecento. Ma non è neanche sicuro. Comunque, chiude la fabbrica e nel 1913 nasce l'aviazione navale italiana a Venezia, è la prima aviazione navale del mondo, prima è di base all'arsenale, poi usano il siluripedio, diventa l'idroscalo, è l'idroscalo di Sant'Andrea che è famosissimo, addirittura alla fine della Prima Guerra Mondiale è la più grande base di idrovolanti d'Europa, cioè del mondo in quel momento. Anzi, ha anche una succursale, perché pochi sanno che Poveglia era stata attrezzata, erano già stati costruiti anche gli hangar per ospitare gli idrovolanti degli americani se la guerra fosse continuata nel 19. Quindi ha avuto uno sviluppo impetuoso l'aviazione, poi avrà un altro tipo di sviluppo, per fortuna, civile. Ma ecco come nasce il canale di Sant'Andrea, il canale del Vignole, anzi sarebbe più giusto dire, appunto come siluripedio.
Del lazzaretto ci parla Riccardo. Sì, questo è lazzaretto nuovo, quindi ci troviamo vicino alle Vignole, vicino in fianco all'isola di Sant'Erasmo, e sappiamo che appunto è il primo lazzaretto al mondo dove si vengono spurgate le merci, quindi il primo lazzaretto in cui non solo viene fatta la quarantena alle persone, agli equipaggi, ma anche alle merci, e dove appunto possiamo ancora vedere, ammirare il Teson Grande, che è la costruzione, la seconda costruzione più grande a monocampata dopo le tese dell'arsenale. C'erano anche appunto dei caselli di polveri che si possono vedere, adesso ce n'è uno ancora che si può vedere bene o male, che è nella parte più bassa, e appunto anche qui ha avuto la sua funzione militare durante le guerre, come la vicina isola di Sant'Erasmo. Da qui appunto le polveri arrivavano a Sant'Erasmo verso la Torre Massimiliana anche attraverso una piccola ferrovia, cioè erano collegate le isole, e appunto attraverso una piccola ferrovia dei carrelli venivano trasportate le munizioni verso l'isola di Sant'Erasmo. Qui appunto dove ci siamo adesso, questo pezzo di fotogramma appunto richiama proprio la Torre Massimiliana, che adesso vedremo anche come si vede nei giorni nostri dopo il restauro che è stato fatto. Ecco, questa è l'isola vista da più o meno 1100 metri di quota, 1100-1200 metri di quota, sempre in elicottero, e si vede tutta appunto l'isola di Sant'Erasmo, una volta chiamata Lido Albo, perché appunto il mare arrivava lì prima della costruzione della diga di Punta Sabbioni. E qui appunto la Torre Massimiliana, che è l'unico esempio rimasto di costruzione circolare creata sulla base delle famose costruzioni martello della Manica, e appunto fatta circolare in modo che gli armamenti potessero, diciamo, ruotare e seguire quasi un giro a 360 gradi, eventualmente per attacchi di diversa forma. Vediamo la Torre Massimiliana di Sant'Erasmo. E qui non posso non rinvolgere un pensiero a Giorgio Crovato, che ha fatto assieme al suo gemello Maurizio quel magnifico libro 45 anni fa, Le isole abbandonate della laguna. Poi ha scritto anche il libro su Sant'Erasmo, ecco perché mi è venuto in mente. Ma perché appunto noi stiamo parlando del destino, vediamo quelle isole come erano 110 anni fa, come sono adesso. Il più delle volte ci viene da piangere. I rari casi abbiamo visto che sono state sfruttate, sono state sviluppate, sono diventate una fonte di reddito in qualche modo. La maggior parte purtroppo ha seguito quel destino che i due gemelli Crovato avevano già raccontato quasi 50 anni fa. Sì, salve, il suo libro è sempre nella nostra bibliografia perché è una Bibbia per noi, quindi complimenti, grazie mille. Bravo, davvero. Grazie. E voi l'avete fatto volando e noi andando a vento. Esatto. Due facce di una medaglia, grazie mille. E volevo raccontare un aneddoto anche sulla Torre Massimiliana, che sembrerà impossibile, ma anche questa ha ospitato una quindicina di famiglie hanno vissuto, e quindi potete immaginare l'interno in che stati si trovava, insomma. È stato fatto un restauro non tantissimi anni fa e ci spiegavano che la cosa più difficile da togliere era il fumo delle stufe, perché qui si scaldavano con quello che riuscivano, insomma, a trovare, e quindi pensiamo, come diceva Pietro, quanto era importante lo spazio in laguna. Tra l'altro, nella Seconda Guerra Mondiale lì c'era una batteria contraerea. Questa invece è Poveglia. Sì, questa è la batteria Ex Poveglia, che si trova nella Laguna Sud, è una delle 8 batterie. Questa qua, prima abbiamo visto un paio nella Laguna Nord, e questa è nella Laguna Sud. Anche queste, come si diceva prima, hanno più o meno tutte quante la stessa storia, insomma partono come piccole palafitte, poi vengono interrate sempre di più e poi vengono abbastanza dismesse dopo la fine della guerra, quindi hanno avuto una vita abbastanza breve di qualche decennio, e
si parla sempre di tanti progetti di recupero, però è un po' effettivamente difficile trovare un modo di recuperare un'isola del genere. Per ora l'unica funzione che hanno è quella di boa quando si fanno le regate della vela al terzo. Non è una gran, un gran destino per ora, speriamo. Lazzaretto vecchio, qui appunto prima abbiamo visto lazzaretto nuovo, il primo lazzaretto per quanto riguarda la quarantena delle merci, questo sappiamo, il primo lazzaretto al mondo per proprio come con la funzione proprio di isolamento dalla peste e dalla malattia infettiva, che però ha, successivamente ha avuto una funzione militare non da poco. E appunto è stato anche questo sede di appunto è stato un magazzino per armamenti, come ci sono stati i militari. Io ricordo ancora, io sono nato lì, come diceva prima Piero, io mi ricordo che all'angolo della, all'apice dell'angolo là delle tese c'era ancora la garrita fino a, io ero piccolo, quindi parliamo di 35 anni fa più o meno. E siccome io sono meno piccolo di te, io mi ricordo anche la sentinella sulla garritta, che ci sgridava quando, come ragazzini che abitavamo lì, insomma, buttavamo i sassi in acqua, facevamo qualcosa che non andava bene, ci arrivavano le sgridate della sentinella. Un piccolo aneddoto, che facciamo un po' un salto indietro nel tempo, nel senso ritorniamo al periodo in cui era utilizzato come lazzaretto appunto per la peste, nell'isolotto vicino, quello che vediamo proprio a fianco, lì proprio per scongiurare qualsiasi tentativo di evasione c'era posta una forca, proprio perché chi avrebbe tentato l'evasione, proprio per scongiurare la diffusione del morbo, sarebbe stato impeccato seduta stante. A quanto pare, per fortuna, non è mai stata usata. Ecco, una cosa, vedete com'è vicina al Lido, che vi chiedete come un lazzaretto così vicino al Lido suona un po' strano, però in realtà l'isola era molto più piccola. Il lazzaretto sappiamo che si è espanso letteralmente sulle tombe degli appestati, che hanno cominciato a fermare il fango delle barene, e si è espansa su questo. La seconda è che il Lido era molto 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 più stretto, solo che viene allargato, più o meno era largo partendo dal mare fino all'altezza di via Sandrogallo. Tutta la parte da via Sandrogallo alla laguna, tutto questo viene imbonito alla fine dell'Ottocento usando i fanghi ricavati dallo scavo per la costruzione delle due dighe di Punta Sabbioni e del Lido. Per cui lo spazio era molto maggiore tra il lazzaretto e il Lido, perché altrimenti non si spiega, sarebbe stata una via di fuga troppo facile, nonostante la forca sarebbe stata troppo facile. Qui invece siamo a Malamocco, dove c'è appunto il forte di Malamocco, e appunto vediamo che richiama un po' anche il forte di Tre Porti, quindi col fossato, con tutto quello che ed è rimasto, a differenza di quello di Tre Porti, fronte mare. Anche qui, e prima che venisse insediato un istituto alloterapico e di cura per le malattie polmonari, anche questo è stato abitato per un periodo da persone, da famiglie che appunto cercavano riparo, diciamo, comunque una collocazione. E adesso dall'alto si può vedere, perché dai murazzi è quasi coperto completamente dalla vegetazione, però dall'alto ancora si può vedere proprio che questo forte, la sua funzione anche a protezione dell'abitato dell'antico borgo di Malamocco, e che è rimasto. Non si vede più l'istituto che era stato costruito, che poi è stato abbattuto recentemente, una decina di anni fa, su altre foto c'è, e questo un po' mi fa un po' pensare, perché cominciano a essere d'epoca le foto che ho fatto 15 anni fa, e quindi inizio a vedere le cose che mancano, dicono le foto che una volta erano di attualità iniziano a avere già una valenza un po' d'epoca, però dai, questa qua è più recente, siamo quasi sulla verticale qua. All'interno di questo forte vi era anche una piccola chiesa, con tutta probabilità la chiesa originale che conteneva la Madonna di Marina. Non so se qualcuno conosce, è una statua lignea che adesso è conservata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Malamocco, ed è l'esempio più antico di Madonna vestita lagunare. Madonne vestite sono appunto queste statue,
manufatti con una lunghissima tradizione, e se ne potevano vedere di bellissime al Museo Diocesano. Adesso è stato chiuso, sono un po' di anni che non si possono più vedere, però appunto se andate a Malamocco c'è questa polena di nave, nient'altro che questo, dove viene ancora vestita da delle signore che hanno a casa tutto il corredo di questa Madonna, e poi viene portato in processione lungo appunto il corso. È una festa molto sentita, è anche una tradizione, insomma, che secondo me va mantenuta, perché è proprio una tradizione lagunare. Sì, qui vediamo appunto il forte, la vicinanza, che uno a Malamocco non si rende conto che in realtà il forte era proprio dietro del canale, dove c'è il famoso ponte di Borgo, lo si attraversa e si è già praticamente nella zona del forte. E, eccolo qui. Ecco, qui adesso Piero ci dirà meglio. Qui invece siamo agli Alberoni, nella zona proprio terminale, quando l'isola sta quasi per finire, e qui sono le foto scattate durante un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale. È l'agosto del 44, e dovrebbero essere aerei americani, da quello che ho letto sono aerei americani, però non ho conferma. Potete notare sulla destra, vedete chiaramente la pianta del forte degli Alberoni, perché il campo di golf nel 44 aveva solo 9 buche. Quando invece l'ha fotografato Riccardo... ne aveva 18, quindi era... Però d'altronde Harry Ford aveva chiesto, quasi quasi mi farei 9 buche, e allora 9 buche le hanno fatto il mezzo campo. Ecco. Questa invece è la batteria Rocchetta, che si vede chiaramente, sempre sottoposta al bombardamento. Ecco, altre foto qua degli Alberoni. Ecco qui, queste foto qua, quando le abbiamo guardate con Piero mentre preparavamo questa conferenza, io ho chiesto a Piero cosa fossero dei manufatti che si trovavano vicino a... Ecco qua, adesso Deborah ci sta facendo vedere, dico, ma questi manufatti qui vicino a questa specie di costruzione, questo tesoro che sicuramente aveva il tetto che è crollato, cosa sono? E Piero mi ha spiegato cosa sono. E quelli sono i basamenti a cui si attaccavano le mine subacquee, in modo tale che il basamento trascinava giù la mina, era predeterminata la lunghezza del cavo che avrebbe lasciato libera la mina, e quindi la si poteva lanciare in mare con questo sistema, con questo basamento, e la mina attaccata e il cavo lungo quel che serviva. E, tra l'altro, siamo passati con mia moglie la settimana scorsa in bicicletta e c'è il cartello zona militare, vietato entrare. Non so cosa, però c'è. Sì, sì. Quei tempi che corre non è simpatico, anzi ancora meno simpatico che di una volta. Sì. Eccole qua, le vedete, questi depositi di piedistalli, di basamenti per mine. Ecco qui un'altra visuale. Ecco, a me personalmente, quando abbiamo confrontato le foto con Deborah e Piero, ha colpito, perché su questa, diciamo, passeggiata si è camminati tante volte, e vedere gli esiti delle bombe che sono cadute, cioè è un riportare a una realtà che sembrava lontano, quasi... Sì, quel sentito dirlo che invece in realtà si tocca con mano, e mi ha fatto una certa impressione. Ecco qui la parte terminale, appunto la bocca, con la bocca di porto, il faro Rocchetta, la torre Piloti, e qui appunto, e qua invece siamo al forte Alberoni, dove appunto il campo da golf, che adesso vedremo. Ecco qui, adesso è praticamente sommerso dalla vegetazione. L'abbiamo visitato lo scorso anno assieme ad un amico che ci ha portato, e abbiamo visto che dentro ci sono ancora le postazioni delle mitragliatrici dentro al campo da golf. E poi sappiamo che qui appunto è venuto anche il famoso incontro fra Hitler e Mussolini, la prima volta che Hitler, da capo di Stato della Germania, usciva dalla Germania, e c'è stata anche questa triste pagina qui. E qui si vede appunto la casa matta, che è rimasta ormai quasi sommersa dalla vegetazione, e dove c'è quel piccolo boschetto in alto, lì ci sono ancora le postazioni con delle mitragliatrici.
Ecco, colgo l'occasione, campo di golf al Lido vuol dire Giuseppe Volpi, perché era il presidente della CIGA, era un ex ministro, oltre ad essere stato il presidente della Società per lo Sviluppo di Porto Marghera, eccetera, però in questo momento quello che ci interessa è la CIGA. Lui riesce a ottenere il terreno del forte. Pensate che addirittura il campo di golf ottiene l'iscrizione alla Federazione Italiana Golf, non perché non ha il campo pronto, non ha proprio il campo, non ce l'ha ancora, ma la potenza politica e ovviamente economica di Volpi è tale per cui si iscrive lo stesso. Infatti il Golf Club ha festeggiato i 90 anni qualche anno fa, un po' troppo presto rispetto a quella che è stata la vera nascita del golf al Lido. Ma anche questo, andiamo al polo opposto. Abbiamo visto le spaventose difficoltà per i poveri, le enorme possibilità per i ricchissimi in quegli anni a Venezia. Qui invece ci portiamo in zona Excelsior, ma qui lasciamo quella parola a Piero che prima di... Allora, una cosa che non vi ho detto all'inizio e ve la aggiungo adesso, si rifà al volo d'uccello di De Barbari. I primi che hanno fotografato Venezia dall'alto sono gli aerostieri di Campalto con i palloni. In realtà fanno alzare il pallone e la macchina fotografica. Diciamo che è il drone del 1906. Un drone antelitram. Se vogliamo chiamarlo così. Però non le abbiamo messe perché? Perché fotografano solo Venezia e noi dovevamo parlare delle isole. Però le foto sono fantastiche perché veramente avete la possibilità di vedere una Venezia tutta particolare. Invece questa foto qui fa parte di una serie di foto che sono state scattate da un dirigibile. Quindi come vedete hanno fatto fotografie dai palloni, dai dirigibili, dagli aerei e dagli elicotteri e ovviamente dai satelliti con Google Maps, ma non ci interessano quelli. Questa che vedete è la foto, quella grande piazza che vedete in mezzo al mare, no? In mezzo al mare, quello è il campo per il tiro al piccione. Cioè è appena stato costruito l'Eccelsior, questa foto del 1911, e il tiro al piccione era una delle attività più importanti per il turismo d'élite, perché si scommetteva l'ira di Dio somme folli sul tiro al piccione. D'altra parte il povero piccione gli tagliavano le penne, quindi il volo era assolutamente erratico. Quindi ci voleva una mira particolarmente brillante per riuscire a centrarlo. E quindi somme enormi, addirittura come vedete l'Eccelsior crea quella piazzola in mezzo al mare per il tiro al piccione. Ovviamente sparavano verso il mare, non verso l'albergo. Ah, se qualcuno ha qualche dubbio. Ecco, questa foto del 1911, vedete che c'è una bella macchia nera, che adesso Deborah ve la mostra. Quella è una censura, perché lì c'è il forte Quattro Fontane, quello che un giorno poi diventerà l'Eccelsior. Quindi per quello è stato censurato, perché in questa foto non poteva apparire, vedremo anche un'altra foto lo stesso con la censura. Ecco, comunque questa è una foto eccezionale per quanto riguarda l'origine del Lido. E invece questa foto qui è lo stesso di una ricognizione aerea, ma è della RAF. Siamo nel 1945. Quel grande edificio, e come vedete è assolutamente verticale l'immagine, quel grande edificio, quello è il Palazzo del Casinò. A fianco, verso il basso, c'è il Palazzo del Cinema. Vi prego di notare la riva verso Abiscia, come la chiama il giornale. Allora, quella parte di spiaggia era di concessione del comune, il casinò è del comune, e costruisce il comune questa riva a Biscia perché ci fa tutta una serie di capanne, cioè tutti i bordi di questa Biscia sono capanne e camerini. Le costruiscono nel 1938 e poi nel secondo dopoguerra c'è una riorganizzazione della concessione delle spiagge al Lido,
Per cui la CIGA cede al comune l'area di quel che era grande stabilimento bagni e il comune cede alla CIGA quest'area qui di spiaggia. La prima cosa che fa la CIGA è quella di distruggere 5 di quelle 6 onde, resta solo l'unica grande terrazza sul casinò. Quindi questa è una foto particolarmente interessante perché è appunto durato 9 anni, di cui 5 di guerra, per cui ben pochi lo hanno potuto vedere. Ecco, questa invece è lo stesso, fatta un'immagine sempre fatta dalla RAF, sempre nel 45, febbraio del 45, quelle che vedete sono i resti del grande stabilimento bagni che i tedeschi hanno minato, non si sa esattamente la data. Ho trovato una foto del luglio del 44 dove è ancora in piedi. Questo è febbraio del 45, quindi in questo lasso di tempo spero di riuscire a trovare qualche informazione più precisa. I tedeschi minano e fanno saltare il grande stabilimento bagni perché hanno timore che nel caso di uno sbarco alleato, voi sapete che Lido è strapieno di bunker perché Hitler aveva questa fobia dell'invasione alleata, nel caso di uno sbarco, questo avrebbe potuto, secondo i tedeschi, essere un punto di forza per i soldati alleati. E quindi fa la stessa fine che ha fatto il primo stabilimento bagni della storia del Lido, quello di Fisola, 1857, è fatto in legno, perché gli austriaci dicono: questa è tutta zona di guerra, il Lido è servitù militare, lo devi fare di legno perché nel caso lo dobbiamo distruggere in poco tempo. Infatti nel 1859, due anni dopo, scoppia la seconda guerra d'indipendenza e gli austriaci lo buttano giù. Poi verrà finalmente ricostruito nel 1865 e lì continuerà la storia del Lido, grande località balneare. Questo del 44, del 45, chiedo scusa, questo del 45 invece non verrà mai ricostruito, lì sorgerà il piazzale Blue Moon. Ecco qui. Qui siamo appunto a una foto del 2020 e vediamo i cambiamenti che ci sono stati. C'è il sollevamento, c'è ancora, il piazzale del casinò è cambiato, il casinò c'è ancora e sotto ci sono ancora i resti del vecchio forte su cui appunto il casinò è stato costruito praticamente sopra, è stato utilizzato come base. E vediamo la terrazza a mare e questa qua appunto è la situazione attuale, la biscia che diceva Piero era lì che si protraeva verso l'Excelsior e verso quella che è adesso la spiaggia Quattro Fontane. Vediamo appunto anche, si intravede la piscina che invece quella è una volta era la terrazza e è un altro discorso, ma è dove è nata la mostra del cinema. Quindi questo qua appunto è un'altra visione e qua appunto da di fronte appunto l'ex casinò, e la terrazza e il palazzo del cinema appunto. Qui invece siamo appunto nella zona di Santa Maria Elisabetta dove appunto ci sono già, dove adesso c'è l'ex Luna Park, c'era un altro forte e appunto, e questa qua è la visione attuale, diciamo, il forte dove si sta indicando più o meno Deborah, un po' più a sinistra, si vede l'Hotel de Bains, si vede appunto il terminal, che ha avuto anche quello vari cambiamenti nel corso degli anni, e per poi arrivare nella zona dell'aeroporto del Nicelli, che è particolarmente importante perché oltre alla presenza della caserma Pepe c'erano altre batterie. Allora, questa è una foto lo stesso fatta dal dirigibile italiano del 1911. Come vedete tutta la parte sinistra è cancellata, perché quello è il forte di San Nicolò e tutta zona militare è la base più importante della Regia Marina. Era sede del deposito di armi e di carburanti, per cui è assolutamente censurata. Nel 1911 non è ancora l'aeroporto, cioè l'aeroporto San Nicolò, che un giorno si chiamerà Nicelli. No, è cancellata non perché c'era l'aeroporto, ma perché c'era questo forte di San Nicolò così importante per la Regia Marina. Invece Deborah aveva già messo la foto che la ritrae ripresa dagli aerei austriaci.
E quello, mi passi un attimo il, grazie. Allora, vedete questa striscia bianca qui? Quella era la pista di cemento che venne costruita nel 1918 per i Caproni 3, gli aerei siluranti al comando di D'Annunzio. Poiché erano aerei molto pesanti, soprattutto perché poi ci aggiungevano una tonnellata e mezza di peso di siluro, non potevano decollare o atterrare sull'erba, quindi viene costruita quella pista in cemento. Per questo posso dire che questa foto è già del 18. E, però ne ricordo che la base dell'aeroporto era, l'aeroporto era anche la base di tutti gli aerei francesi, della squadriglia di aerei francesi che viene a difendere Venezia dal 1915 contro gli attacchi degli austriaci. Quindi questo era un aeroporto molto importante. Una cosa che evidenzio in queste foto, vedete quelle righe bianche? In realtà questa foto è un mosaico, come la maggior parte delle foto di ricognizione aerea, soprattutto della Prima Guerra Mondiale, quando i mezzi tecnologici erano minori. E dicevo, quasi tutte le foto di aeroricognizione sono in realtà il collage di più foto scattate dall'aereo, che nel limite del possibile cerca di ridurre il numero di passaggi, ma è costretto a doverli rifare se non è riuscito a riprendere in modo adeguato il suo obiettivo. Una cosa su cui attiro la vostra attenzione, vedete questi che sono i bastioni del forte di San Nicolò, perché adesso nelle foto che ha scattato Riccardo, eccoci qua, qui ci siamo ritrovati a osservare questa foto qui che è stata scattata da quasi 1000 metri e si vede, adesso Piero ci farà vedere, li abbiamo notati già quelle macchie sull'erba che risultano anomale, ma come si sa dove c'erano delle costruzioni l'erba cresce in maniera diversa rispetto a dove c'è appunto la terra, e questo serve appunto, l'aerofotografia serve anche per capire e individuare dove potevano esserci degli insediamenti. Poi sulla sinistra vediamo la caserma Pepe, quindi parliamo dei fanti da mare, di tutto, ecco qua, la vediamo qui, dietro alla chiesa di San Nicolò e al convento, l'ex convento, la caserma che è un altro grande punto di domanda della storia di Venezia, che appunto ci si chiede tante volte come riutilizzarla, e è un gioiellino, è splendida e si spera prima o poi che possa ritrovare una vita. E qui abbiamo la batteria Bragadin di fronte, che ce n'è un'altra molto simile appunto verso il cavallino, proprio fatta con lo stesso schema. E qui appunto quel che rimane è che, essendo di proprietà privata, essendo oltre le officine aeronavali, è difficile vedere e soprattutto visitare. In questo caso qua abbiamo approfittato di un decollo basso per riuscire a fotografarla anche questa. E qua arriviamo invece al primo fotopiano, che come diceva Piero prima è stato realizzato con le macchine fotografiche attaccate ai palloni aerostatici. Ecco, vedete appunto i quadrati che segnano le varie zone fotografate, vedete la foto d'insieme, e comunque è scattata dal dirigibile. E su questa foto qui dovremmo concludere, perché abbiamo visto l'escursione, il temporale, abbiamo visto come sono cambiate, come erano, come sono cambiate le isole. Ma vi ricordo che abbiamo cominciato da De Barbari e la sua intuizione geniale, e così ricca di fantasia, ma una capacità di coinvolgerci fantastica. E qua cedo la parola a Deborah e a Riccardo, perché questa è la foto di cui parlava all'inizio Piero, con appunto scattata da Riccardo e che il comune ha scelto come immagine ufficiale per i 1600 anni di Venezia, però questa è giusto che la spieghi appunto l'autore, l'artista, quindi Riccardo. Vabbè, questa foto è stata scattata nel 2020, allora per quello l'abbiamo chiamata Venezia MMXX.
ed è proprio nata, ed è proprio un omaggio a De Barberi. E questa foto è nata, praticamente il pensiero di questa foto mi è nato nel 2019, proprio guardando la visuale di De Barberi, il famoso volo d'uccello che lui ha immaginato, perché appunto si è iniziato a volare circa 400 anni dopo a quell'immagine, e proprio guardando quello ho detto ma sarebbe bello riproporla e ripensarla e cercare appunto quel punto immaginario che lui, da dove lui ha creato quell'opera d'arte straordinaria. L'occasione è arrivata nel 2020, e quindi l'anno che sappiamo, l'anno del Covid, e proprio anche perché il traffico aereo nell'estate del 2020 era talmente esiguo che ci hanno permesso di salire sotto quell'elicottero da una quota dai 300, 400, raramente 500 metri. Invece in questo caso ci hanno autorizzato a salire fino a 1400 metri, e quindi l'obiettivo era quello di, desideravo realizzare la visuale in un unico scatto e quindi metterla tutta quanta dentro un fotogramma e trovare quel punto. Quindi col pilota abbiamo cercato il punto dove poteva essere fatta e poi lì dal vero siamo saliti. Una cosa che raccontavo a Piero è che proprio l'omaggio a De Barberi è stato totale. Infatti io quel volo ero seduto dietro e nel sedile in fianco al pilota davanti, che era rimasto libero, abbiamo messo proprio la pianta del De Barberi, sia per averla come riferimento, sia proprio per omaggiare questo artista straordinario che per la prima volta ha mostrato Venezia dall'alto immaginandola. Quindi andando ben oltre le capacità degli aerei, degli elicotteri, dei droni, di qualsiasi altra cosa, ma secondo me è un segnale che l'arte può andare veramente oltre anche alla tecnologia, oltre a qualsiasi, se hai il desiderio di raccontare si può farlo in qualsiasi modo, l'artista lo trova, e questo quindi si vuole. Si è cercato anche di avere proprio la visuale libera fino alle montagne, perché appunto nella pianta di De Barberi si vede il Serravalle, si vedono le montagne, e quindi eravamo lì che attendavamo la giornata giusta, e quando abbiamo visto che era venerdì, abbiamo visto che sabato era previsto brutto tempo e domenica bello, abbiamo detto beh, se piove l'aria si pulisce. Nella notte fra sabato e domenica è arrivato anche il vento, ero un po' preoccupato perché era abbastanza impetuoso, poi verso la mattina è calato, le condizioni per volare c'erano e siamo saliti su. E dico sempre, quando sono arrivato lì all'ultimo momento, prima di dire al pilota che era tutto ok, potevamo scendere, ho staccato l'occhio dall'obiettivo e veramente per poco prendeva la sindrome di Stendhal, perché sembrava irreale, cioè, e pensare che appunto Venezia è stata creata dall'uomo sostanzialmente, non è una bellezza naturale. Fa anche riflettere i giorni d'oggi che si parla di guerra e di altro, quanto invece ricordiamoci quanto l'uomo sa fare anche di buono. E questo volevo ringraziare nel percorso della mia fotografia aerea, voglio ringraziare due persone in particolare, il comandante Mirko Zanotto, che è stato il primo con cui ho iniziato a volare, e poi gli amici della Fly Venice che hanno sostenuto questa idea qui. Bene, abbiamo visto delle foto straordinarie, quelle storiche e quelle bellissime di oggi, e ringrazio ancora Deborah e Riccardo per la loro disponibilità a venirci raccontare tutto quello che ci hanno potuto raccontare. Se c'è qualcuno che ha delle domande, siamo qui sperando di poter rispondere. Vi abbiamo intimiditi. Va bene, e allora se non c'è nessuna domanda, io vi saluto, vi ringrazio ancora di essere venuti. Grazie. E spero di potervi dare appuntamento per l'anno prossimo. Grazie.